Allora, sí. Me gustaría agradecer a los organizadores de la conferencia y especialmente a Silvia, Gemma y Nuria por invitarme a participar a una conferencia que resultó interesante y estimulante. Me disculpo, pero hablaré en italiano. Gracias. Archivi e biblioteche hanno in comune un settore specifico e nobilissimo, quello dei manoscritti, cioè dei documenti e dei libri antichi e moderni, scritti a mano e conservati nelle sedie e nei fondi che costituiscono il nucleo storicamente più importante di ciascuna di queste istituzioni. Così esordiva nel 1984 Armando Petrucci, in un saggio in cui affrontava il tema della conservazione di complessi archivistici nelle biblioteche di antica formazione, in specie in Italia, dove, a seguito della soppressione dei monasteri dopo il 1861, si determinò lo smembramento di fondi librari e di interi archivi, i quali ultimi trovarono posto, in taluni casi, anche nelle biblioteche. Questa, tuttavia, non è l'unica motivazione, e neppure forse la più cogente, poiché la causa va ricercata, come vedremo, anche nelle tappe costitutive della storia delle singole raccolte documentarie. La Biblioteca Vaticana conserva ingenti e rilevanti archivi, alcuni sono giunti singolarmente, altri invece uniti al patrimonio manoscritto, librario e archivistico di alcune nobili famiglie romane. Essa, d'altronde, presenta, fin dalla sua origine, questa duplice anima. Già Sisto V, quando fece progettare i nuovi ambienti destinati alla biblioteca, volle separare il materiale documentario dalla raccolta libraria. In biblioteca, quindi, era conservata una parte dell'archivio dei papi, i documenti più antichi, almeno fino a quando, nella seconda metà del Cinquecento, non furono trasferiti nella Libreria Secreta, primo nucleo dell'odierno Archivio Vaticano. In seguito, quando Paolo V decise di creare un nuovo archivio per raccogliere in un unico luogo tutte le scritture della sede apostolica, l'Archivum Novum era ancora costituito da una camera posta dentro la Libreria Vaticana. Per quanto attiene alla documentazione medievale appartenuta ai monasteri, la biblioteca ha il pregio di conservare la memoria di tale materiale in diversi stadi della tradizione documentaria, gli originali, i cartulari e le copie di epoca moderna. Anche queste ultime presentano la loro importanza, poiché per alcuni complessi documentari monastici la trascrizione o i registri compilati da appassionati studiosi e cultori di antichità vissuti tra XVIII e XIX secolo rappresentano le uniche testimonianze rimaste. I dati che presenterò oggi sono solo alcuni di un censimento effettuato sul patrimonio monastico reperibile nei diversi fondi della Vaticana, che comunque non ha pretese di essere esaustivo. Il vasto patrimonio documentario della Basilica Pontificia di San Pietro costituisce uno dei più grandi contenitori di archivi di molte istituzioni ecclesiastiche e monastiche dipendenti dal Capitolo Vaticano o unite a esso a partire dal Quattrocento. Nell'archivio di San Pietro sono confluite le pergamene, oltre a una consistente parte dell'archivio cartaceo, del monastero benedettino di San Martino in Valle, ubicato sul versante orientale della Maiella, in Abruzzo, abbazia unita da Niccolò V nel 1451 al Capitolo Vaticano. Allo stesso modo, l'archivio basilicale ha preservato nella quasi totalità l'archivio del monastero di San Martino in Monte, antica abbazia cistercense ubicata nei pressi di Viterbo, vicino Roma, ora non più ammirabile nelle sue fattezze medievali, poiché nel corso del Seicento fu trasformata in residenza della famiglia Panfili. Su di essa tornerò dopo. In un altro archivio basilicale, quello di Santa Maria in Via Lata, antico titolo cardinalizio,
sono confluiti i documenti del monastero dei Santi Ciriaco e Nicolò in Via Lata, benedettino femminile, unito da Eugenio IV nel 1435 al capitolo della Basilica. L'archivio pergamenaceo di Santa Maria in Via Lata consta di moltissimi documenti, benché il numeroso corpo delle pergamene più antiche è costituito dagli atti provenienti dal monastero femminile, di cui si conserva l'intero patrimonio documentario medievale. Per il XII secolo, infatti, solo l'11% del materiale archivistico appartiene a Santa Maria in Via Lata, mentre il resto è dato dai documenti del monastero benedettino e delle chiese a esso soggette. Questo archivio monastico riveste inoltre una notevole importanza anche per la presenza di un buon numero di documenti emessi dal Senato romano, a motivo degli stretti legami intercorrenti tra le badesse e le monache con alcune famiglie romane e con i titolari di uffici cittadini, i quali, soprattutto negli anni Ottanta del XII secolo, fungevano da loro rappresentanti legali, da testimoni in negozi giuridici, oppure erano locatari di proprietà del monastero. Secondo i documenti tramandati, le monache di San Ciriaco ricorrevano più spesso di qualsiasi altro cenobio romano al giudizio del Senato per ricevere contratti arbitrali riguardanti le loro dispute legali. Si tratta di un complesso documentario significativo, vista la perdita degli archivi cittadini di quel periodo, che rende tale archivio uno dei fondi più importanti per indagare le strutture istituzionali, sociali, economiche e topografiche della Roma medievale. La Biblioteca Vaticana conserva anche un buon numero di pergamene provenienti dagli archivi di monasteri dell'Ordo Sancti Basili ubicati nell'Italia meridionale. Alla fine del Seicento, a causa della situazione di abbandono di molte di tali istituzioni, il patrimonio documentario dei monasteri dell'Italia meridionale, con esclusione della Sicilia, fu riunito nel monastero di San Basilio a Roma. Purtroppo, a seguito della soppressione dei conventi di età napoleonica, il complesso archivistico del monastero romano fu trasferito a Parigi e subì una notevole dispersione. Infatti, quando fu restituito alla Santa Sede, era ormai fortemente ridotto. Di esso il nucleo maggiore andò a costituire il Fondo Basiliani dell'Archivio Vaticano. Tuttavia, molti di questi archivi finirono nelle mani degli abati commendatari e quindi, seguendo gli itinerari compiuti dalle carte nella peregrinazione dovuta alle numerose commende, esse poi si fermarono presso alcune famiglie romane. Nell'archivio nobiliare della famiglia Chigi, il cui intero patrimonio librario e documentario è ora conservato alla Vaticana, furono inseriti nuclei di archivi provenienti dai monasteri greci e latini dell'Italia meridionale, passati loro in commenda. E così, tra le pergamene, è possibile enucleare le carte del monastero cistercense di Casanova in Abruzzo, insieme alle accerti dei fondi pergamenacei appartenuti ai monasteri che nel corso del 200 furono uniti ad esso. Nelle pergamene Chigi si trovano anche i documenti di Santa Maria del Patire di Rossano, benché pergamene provenienti dai monasteri basiliani dell'Italia meridionale siano presenti anche in alcuni manoscritti della serie dei Vaticani latini e dei Vaticani greci. Questi codici sono stati formati con spezzoni di archivi che erano stati concentrati alla fine del Seicento in quello della Casa Madre Romana. Di essi, il nucleo più cospicuo, 52 pergamene, è costituito dall'archivio di San Giovanni Terista di Stilo, il cui fondo a metà del 400 contava ben 829 pergamene. Nel grande archivio della famiglia Barberini, uno degli archivi privati più importanti per la storia di Roma e dello Stato Pontificio tra 600 e 700, è confluita una grande parte della documentazione di epoca moderna, in specie di carattere contabile e amministrativo,
pertinente alle abbazie ricevute in commenda da alcuni esponenti della potente famiglia, che fornì papi e cardinali. In tali faldoni cartacei erano stati talvolta allegati documenti molto più antichi, solitamente presentati in giudizio e poi lasciati tra le carte della relativa causa. Da essi, nel secolo scorso, sono state estratte 102 pergamene, datate a partire dal X secolo, provenienti da monasteri retti in commenda, tra i quali l'abbazia greca di Grottaferrata e il monastero benedettino di Santa Maria di Banzi in Basilicata. Nella serie dei Codici Vaticani Latini vi sono anche i documenti del monastero femminile di Santa Maria in Campo Marzio a Roma, un antico monastero fondato secondo la tradizione da monache in fuga da Costantinopoli e attestato dal X secolo. La Vaticana conserva l'intero patrimonio documentario, con pergamene che coprono un arco cronologico dalla fine del IX al XVIII secolo. Esse, nonostante la legge del 19 giugno 1873, che imponeva il versamento degli archivi delle corporazioni religiose soppresse nell'appena eretto Archivio di Stato Romano, rimasero presso la sede originaria fino al loro versamento, primi del Novecento, alla Biblioteca Vaticana. Per molti altri monasteri, invece, la documentazione pergamenacea è andata dispersa, però fortunosamente proprio gli archivi basilicali e nobiliari hanno svolto una funzione di tutela e hanno tramandato uno successivo stadio della tradizione documentaria, i cartulari. Era pratica comune nei monasteri formare un cartulario, trascrivendo in un registro i documenti, privilegi pontifici e sovrani, comprovanti diritti giurisdizionali e patrimoniali, nonché carte notarili attestanti le proprietà, i censi, gli affitti, i lasciti. La raccolta dei documenti in un libro rendeva gli stessi atti più facili da consultare, sebbene tale operazione poteva contribuire alla dispersione degli originali, poiché essi venivano per certi versi dimenticati, in quanto nell'uso comune, per rintracciare titoli, privilegi e contratti, si preferiva ricorrere al cartulario. E così, in molti casi, esso è sopravvissuto alle pergamene. Nella Vaticana sono confluiti alcuni di tali registri, quali il Liber Instrumentorum del Cenobio di San Salvatore a Majella, in Abruzzo, poiché l'abbazia benedettina, la cui fondazione risalirebbe al X secolo, fu assoggettata alla Basilica Pontificia da Giulio II nel 1552. L'archivio pergamenaceo, nella sua parte più antica, è andato perso, pertanto il cartulario, che trascrive documenti a partire dall'anno 1021 fino al 1196, costituisce la fonte più antica. Il Registrum Farfense del grande monastero benedettino in provincia di Rieti, nel Lazio, compilato da Gregorio da Catino alla fine dell'XI secolo, raccogliendo i documenti riguardanti i beni acquistati dal monastero e disponendoli sotto i nomi dei singoli abati, è il Vaticano Latino 8487. In tal modo sono state tramandate le antiche memorie documentarie del Cenobio, i cui originali sono poi scomparsi. Ma si può menzionare anche il Chronicon di Santa Sofia di Benevento, benché in questo caso siamo in presenza di una forma testuale mista, in cui la narrazione cronachistica è legata alla stesura di un cartulario, i cui documenti sono stati selezionati in origine per servire la narrazione storica. Il compilatore ha effettuato una scelta, prestando attenzione alle proprietà, ai diritti, ai privilegi, alle esenzioni, privilegiando dunque tali documenti e non altri. Talvolta la Vaticana conserva copia di cartulari perduti. Il Vaticano Latino 5844 è l'apografo del perduto originale del cartulario dell'abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio ad Aquas Salvias di Roma, donato alla biblioteca al principio dell'Ottocento. L'abbazia,
presso la quale nel 1140 si insediarono i cistercensi, divenne fucina di menti raffinate di alto livello culturale, impegnate nella riforma della Chiesa tra XI e XII secolo. Il medesimo Papa Eugenio III era stato abate del Cenobio. Quando il tempo ha relegato all'oblio gli originali e in assenza di quegli archivi portatili costituiti dai cartulari, con un po' di fortuna è possibile ricostruire la memoria storica di un cenobio ricorrendo al lavoro di appassionati frequentatori di archivi e collezionisti di antichità. Nel Settecento e nel secolo seguente, molti eruditi si dedicarono a indagare le vicende storiche di chiese cattedrali, come anche di ordini monastici e conventuali, utilizzando per la ricostruzione storica la parte più antica dei loro archivi e spesse volte corredando i testi con la trascrizione dei documenti. A Pierluigi Galletti, appassionato collezionista di iscrizioni e esploratore di archivi, si deve la ricognizione e lo spoglio di molti archivi romani, non soltanto monastici. Egli, monaco benedettino, divenne nel 1756 segretario dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma e tale ufficio lo portò a seguire l'abate nella visita dei monasteri dell'ordine e a visionare i loro archivi. Non solo romani, effettuò infatti ricerche anche nelle abbazie di Subiaco e Farfa, compulsò archivi di Siena, Perugia, Todi, Fermo, Napoli, i cui documenti egli trascriveva, registrava e annotava nei suoi numerosi appunti. Tale ingente raccolta di materiali è stata organizzata in 197 codici che formano ora i Vaticani Latini 7869-8066. Grazie alla sua infaticabile opera, possediamo tra gli altri copia dei documenti di San Lorenzo in Panisperna, un'antica chiesa romana accanto alla quale sorse alla fine dell'XI secolo il monastero benedettino, poi ceduto agli inizi del Trecento alle Clarisse per iniziativa di Giacomo Colonna, esponente di una potente famiglia baronale romana. Il materiale documentario, tramandato in originale, è conservato oggi presso l'Archivio Generale dei Frati Minori e costituisce solo una minima parte rispetto ai documenti trascritti da Galletti. Vorrei ora soffermarmi sull'archivio del monastero di San Martino in Monte o Alcimino, presso Viterbo. L'archivio del monastero cistercense si è conservato all'interno di quello della Basilica di San Pietro in Vaticano. L'acquisizione da parte dei canonici ha preservato il materiale documentario dalla dispersione, poiché ci è giunto non solo l'archivio pergamenaceo, ma anche quello cartaceo, con moltissimi documenti e volumi vergati nel Cinquecento, insieme alla parte amministrativa e contabile, con manoscritti di introiti dell'abbazia a partire dalla seconda metà del XIII secolo, nonché note di censi, libri di entrate e uscite, libri giornali e catasti che iniziano dalla seconda metà del Quattrocento. Tra le circa 268 pergamene superstiti, vorrei puntare l'attenzione sui documenti pontifici. Nell'archivio monastico si è conservato un piccolo codice cartaceo dal titolo Liber Introitorum Abbazie Sancti Martini in Monte de Viterbio, che reca la data 1304. In esso sono registrati gli introiti e le spese effettuate dal monastero con dovizia di precisione, fornendo così una visione d'insieme dello stato patrimoniale del Cenobio. Insieme a tali notizie sono stati inseriti gli inventari della suppellettile e dei paramenti appartenenti all'abbazia e alle sue dipendenze, ordinatamente divise per luoghi, ambienti e persone. Ma non solo. Nel codice è stato scritto l'elenco corposo dei titoli della biblioteca dell'abbazia, una raccolta libraria ordinata in cui i testi erano divisi per argomento per un insieme di 128 codici.
All'inventario dei libri segue un indice dei privilegi pontifici, per un totale di 39 documenti tra privilegi e lettere di grazia, identificati solo dal nome del pontefice, purtroppo senza l'ordinale. A essi si aggiungono poi quattro lettere cum canapis, nove copie di lettere pontificie di cui non vengono fornite altre indicazioni, alcuni contenitori con documenti notarili, 24 lettere dotate di sigillo pendente e poi, in un apsside, i due privilegi dei sovrani d'Inghilterra Giovanni Senza Terra ed Enrico III. In totale, nell'archivio monastico nel 1304 esistevano dunque 43 documenti pontifici in originale. Questo elenco permette di valutare le perdite subite confrontando i dati con i documenti presenti oggi. Essi sono fino al 1305 solo 22, la metà. Mancano i privilegi di Eugenio III e di Lucio III, i più antichi, come anche altri documenti papali. Mancano le lettere con sigillo pendente, quindi emesse da vescovi, abati, legati e nunzi. L'archivio monastico era dotato sia di privilegi e di esenzioni concessi all'ordine, che si possono riscontrare anche in altri monasteri cistercensi, sia di quelli inviati direttamente al cenobio viterbese. Il documento pontificio più antico tra quelli giunti fino a noi è un privilegio di Innocenzo III del 1 febbraio 1206. Il Papa pone il cenobio sotto la protezione apostolica, conferma privilegi ed esenzioni e, a causa della povertà dei monaci dovuta alla circostanza che molti beni sono stati loro sottratti, unisce a San Martino la chiesa di San Salvatore, posta vicino Orcla, e concede in aggiunta 1.000 libbre per riscattare i possedimenti. Da questo momento in poi si susseguono altre lettere miranti a tutelare e preservare il monastero negli uomini e nei beni. Così, il 5 febbraio 1252, Innocenzo IV ordina ai vescovi, abati, arcidiaconi e altre dignità ecclesiastiche della Tuscia e Marittima di proteggere i possedimenti e i diritti di San Martino e di colpire con sanzioni quanti minacceranno i monaci nelle loro proprietà. Il 13 aprile 1258 Alessandro IV permette ai monaci di poter acquisire i beni frutto di usura e di rapina, nel caso non siano più restituibili, fino alla somma massima di 300 marchi d'argento, mentre Onorio IV, il 5 dicembre 1285, accorda all'abate e ai monaci una dilazione sul pagamento della decima per i beni sparsi in diverse località. Sono solo alcuni esempi perché vorrei porre l'attenzione sulle informazioni che sono trasmesse non tanto dal testo delle lettere papali, quanto piuttosto dalle note di cancelleria. Clemente IV emette due lettere per il cenobio di San Martino a distanza di 2 giorni, una il 29 e l'altra il 31 gennaio di 1268. Con la prima il Papa nomina il priore di San Matteo di Sonza di Viterbo giudice conservatore, con l'incarico di far restituire all'abbazia cistercense i beni detenuti illegalmente da altri. Con la seconda concede all'abate di assolvere alcuni monaci dalla sentenza di scomunica in cui erano incorsi. Entrambe le lettere recano il nome di Bartolomeus de Guercino. Bartolomeo era uno scriptor della cancelleria attivo dal 1267 al 1307, ma, come spesso accadeva ai suoi colleghi, svolgeva talvolta anche funzioni di procuratore, assumendosi l'impegno di presentare le petizioni in curia e poi di far giungere le lettere emesse dalla cancelleria al destinatario. L'ordine cistercense, come altri ordini, aveva in curia procuratori fissi e conosciuti nell'ambiente di cancelleria, i quali spesso raccoglievano i documenti di diverse case e poi provvedevano a smistarli perché giungessero a destinazione, come accade per molte lettere indirizzate al cenobio viterbese. L'abate di San Martino si affidò nel 1274 a un procuratore di professione e di rinomata fama, Pietro
Pietro di Assisi. Egli, il più influente procuratore del XIII secolo, era capo di un folto numero di curiali provenienti da Assisi, molto attivi e influenti in curia. Agiva da solo o in unione con i suoi colleghi, poiché aveva organizzato una vera e propria moderna agenzia di procuratori, alla quale i supplicanti potevano rivolgersi per farsi rappresentare nei tribunali della Curia Pontificia. Essi, infatti, prestavano la loro opera in cambio di denaro per alcune famiglie religiose e per uomini di un certo prestigio. Pietro, in particolare, oltre a offrire le sue competenze e la sua abilità a personaggi autorevoli, rappresentava in curia soprattutto gli interessi delle case dell'ordine cistercense, o meglio, potremmo dire, era il procuratore generale dell'ordine cistercense. Molte case dell'ordine, anche in Spagna, si affidarono una o più volte a Pietro o a uno dei procuratori di professione, di certo per essere sicuri dell'accoglienza della loro supplica e della produzione della corrispettiva lettera pontificia. I cistercensi di Poblet, ad esempio, negli anni di attività di Pietro, si rivolsero spesse volte a lui. A questo punto c'è da dire che sarebbe interessante visionare i documenti papali dei monasteri di cui ha parlato ieri la professoressa Cavero, proprio alla ricerca di questi procuratori, benché lei stessa abbia sottolineato come per esempio il monastero di Gradefest abbia pochissimi documenti pontifici, o sarebbe interessante vedere quali sono i procuratori del monastero di Santa Chiara di Porto. Individuare pertanto tali procuratori e seguirne l'attività permette di far emergere i legami tra i supplicanti e la curia ed evidenziare la rete delle conoscenze e clientele. Alcune tipologie di annotazioni apposte in cancelleria erano solitamente destinate a essere erase perché costituivano delle semplici note di lavoro. In alcuni casi fortuiti, invece, esse sono state lasciate e la loro lettura fornisce elementi per una migliore comprensione dell'iter che portò alla compilazione della lettera pontificia e anche talvolta delle persone coinvolte, suggerendo altre trame di relazioni. Come accade in una lettera di Alessandro IV del 31 gennaio 1257, inviata ad Alfonso il Saggio, re di Castiglia, dalla quale veniamo a conoscenza che la sontuosa fabbrica del monastero di San Martino in Monte era stata voluta da Egidio de Torres, diacono cardinale dei Santi Cosma e Damiano. Il cantiere però non era stato terminato prima della morte del cardinale, pertanto egli aveva previsto nel suo testamento un lascito finalizzato al completamento delle opere. Aveva infatti destinato all'abbazia italiana quanto gli era dovuto dalla Chiesa di Toledo, insieme ad altri crediti. Il Papa aveva quindi inviato una lettera a Sancho, vescovo di Toledo, con cui gli ordinava di raccogliere i denari dovuti al cardinale dalla Chiesa e di versarli all'abate di San Martino o a un suo procuratore. Certo, la lettera pontificia non ebbe alcun effetto, poiché Alessandro IV decise di scrivere al monarca, esortandolo a intervenire presso il vescovo affinché pagasse il debito. Il documento, di certo nato a seguito di una supplica, una volta confezionato, fu rimesso al procuratore del monastero di San Martino. Su questa lettera è annotato: Dominus Ioannes obtinuit et mandavit ex parte Domini. Il Dominus Ioannes non è altri che il cardinale Giovanni Gaetano Orsini, nominato da Egidio de Torres suo esecutore testamentario. Il cardinale Egidio, da quando fu chiamato a Roma da Onorio III, rimase sempre in curia, acquisendo potere e influenza, e invano sia la sede di Tarragona prima che quella di Toledo dopo lo richiesero come vescovo. Egli divenne l'uomo spagnolo alla curia, rappresentando soprattutto gli interessi della Chiesa castigliana. A lui ricorrevano gli spagnoli quando arrivavano in curia. Agiva come uditore nelle cause che li riguardavano, concedeva loro prestiti, sosteneva le loro suppliche presso il pontefice. E in questa alacre opera in favore della Chiesa spagnola aveva anche prestato denaro al vescovo di Toledo.
Sancho, infatti, aveva ereditato dal vescovo Rodrigo il debito della chiesa di Toledo, un debito di 1450 marchi. Rodrigo aveva ricevuto il prestito in curia, proprio grazie all'intermediazione del cardinale De Torres, il quale prestò anche personalmente danaro al vescovo. Non sappiamo se questo denaro fu poi versato al monastero italiano, in quanto lo stesso vescovo Sancho si era a sua volta indebitato per cifre consistenti. Dunque, originali, cartulari, copie moderne. Modalità differenti in cui si è sedimentata e trasmessa la memoria scritta, facendosi strada tra distruzioni, dispersioni, scelte e oblio, volontarie o casuali, sistematiche o frammentarie, con la tenacia e la pretesa di consegnare al sempre più ristretto drappello di pazienti e audaci lettori e indagatori della storia notizie e materiale per interpretare e vagliare il passato. Di certo si tratta di materiali parziali, talvolta anche manipolati o falsificati, ma comunque strutturalmente organizzati in testimonianze scritte. Un patrimonio memoriale scritto sempre più minacciato da una contemporaneità liquida e fluttuante che alla scrittura predilige sempre di più l'oralità e l'immagine. Grazie.